Hegel è l'idealista assoluto della filosofia moderna. La filosofia moderna ha ripreso il concetto dell'idea come elemento di partenza del pensiero filosofico. L'idealismo non nasce ora, non nasce la filosofia moderna, l'idealismo nasce da Platone con la bellissima teoria delle idee, con il mondo iperuranico e la duplicazione dei mondi. Ora però la filosofia moderna si pone una domanda, cioè perché ci sia idealismo, ci deve essere per forza duplicazione dei mondi? Si può pensare a un idealismo che unisca il mondo anziché duplicarlo? Perché altrimenti ogni teoria idealistica torna, no? Se io faccio un concetto di duplicazione dei mondi, dico c'è un'idea meravigliosa che però non è nella realtà. C'è la realtà e poi ci sono le mie idee. Quindi due mondi paralleli che vanno avanti. Com'è possibile unire i due mondi? Cartesio, che è colui che fa partire l'idealismo moderno, non è che ci semplifica la vita, perché è vero che lui non va a pensare alla duplicazione dei due mondi, ma separa un concetto, state ben attenti, non è la separazione del mondo, ma un concetto che era unito. Il concetto unitario, e cos'è il concetto unitario parlando in termini hegeliani? La coincidenza perfetta di finito, reale e razionale, finito e infinito. La lettura del finito come manifestazione parziale dell'infinito. Quindi non ci può essere disunità. La filosofia di Hegel non è una filosofia che disunisce, è una filosofia dell'unione. Ma Cartesio rende problematico, come lo ricordate, il rapporto di certezza e verità, mettendo in crisi l'epistemologia contemporanea, anche perché Cartesio ha una visione della scienza esclusivamente matematica e pensata, no? Cartesio non porta laboratori, Cartesio pensa esclusivamente al linguaggio matematico, è con il pensiero che si arriva alle cose. Però c'è il rischio di mantenere questa separazione tra certezza e verità. Separazione che viene amplificata in maniera decisiva da Immanuel Kant con la distinzione fenomeno-noumeno. Ecco, la filosofia di Hegel, in estrema sintesi, è anche un ritorno dell'idea a sé, no? Ve lo ricordate, si è detto, ma è anche un ritorno del fenomeno all'interno del noumeno. La lettura che dà Hegel è che il fenomeno è una manifestazione parziale del noumeno, è il finito è una manifestazione parziale dell'infinito, quindi non c'è separazione, c'è unione. E quando è che il fenomeno e il noumeno tornano a coincidere? Nello spirito assoluto, dove tutto torna conciliabile. Vi è chiaro letto così? Vi torna meglio? Quindi, per capire i concetti, Hegel è un filosofo che noi abbiamo detto che negli scritti giovanili si preoccupa prevalentemente della dimensione religiosa e delle critiche a Schelling e a Fichte, e nella dimensione religiosa della vita di Gesù lui dice: perché il cristianesimo è l'espressione culturale migliore? Perché il cristianesimo si è posto come cultura e come religione di riportare lo spirito che si era alienato, che aveva perso una parte di sé, la natura era uscita dall'idea iniziale, Dio era andato contro l'uomo, in una nuova unione che è dovuta proprio a questo senso d'appartenenza che il cristianesimo crea. Talmente forte il senso di appartenenza del cristianesimo che l'uomo arriva a coincidere, vedete quanto ha influenzato Hegel, con il cristiano. No? Quante volte si sente dire mai ucciso un cristiano, come cristiano sinonimo di uomo. Quindi il cristiano è una manifestazione dell'uomo. L'uomo potrebbe essere islamico, ateo, ebreo. Invece l'idea culturale di Hegel è che noi bisogna arrivare a far conciliare cristiano e uomo, perché ci deve essere una tipologia di uomo che è quella che coincide con il cristianesimo. E allora ci vuole però un messaggio, non è una cosa che fai in laboratorio, tecnicamente che fai questo, è un processo culturale e la storia vuole questo processo culturale, altrimenti non avrebbe dato questo spazio al cristianesimo. E Gesù quindi diventa cosa? Letto in maniera un pochino più laica, un individuo cosmico storico, al pari di Napoleone, al pari di Lutero, al pari di Hegel, al pari di Socrate. Ovviamente
c'è in lui un qualcosa in più, perché questo individuo cosmico storico, a differenza degli altri individui cosmico storici che verranno abbandonati a bordi della strada come sacchi vuoti, questo individuo cosmico storico che è Gesù permarrà, perché la storia avrà sempre bisogno di lui, che verrà superato, che verrà inserito all'interno dello spirito assoluto. Ma noi non possiamo uscire dal pensiero cristiano, anche quando questo lo percepiamo maggiormente, quando il comando diventa un comando esterno, quando non è più quella spinta, non è più quella volontà, è un'imposizione esterna. Ma cosa succede quando un'imposizione esterna? Come possiamo uscirne noi facendo un paragone individuale che Hegel non accetterebbe? Se sto bene in una situazione, però la situazione mi diventa pesante, cosa posso fare? Uscire dalla situazione. Quando è che non esco dalla situazione anche quando la situazione è diventata pesante? Quando sento che è una parte di me, che io non posso uscire da questa situazione. È chiaro questo? Se ammettiamo che il Giannini trentenne va a insegnare in un liceo pieno di entusiasmo, carico, eccetera, è la tesi del Giannini professore, comincia ad avere un'antitesi, a sentire che va a scuola perché è un comando esterno, non ha più la stessa energia, eccetera. Può uscire il Giannini dall'essere insegnante? Ammettiamo che la caratteristica dell'insegnante sia una caratteristica inalienabile del Giannini, cioè lui non può vivere se non insegna, quindi non può fare altre scelte. Cosa deve fare il Giannini? Trovare un significato profondo che unisca di nuovo il suo essere insegnante. E il cristianesimo questo l'ha fatto con Lutero e la religione protestante. Vi torna? Perché è ovvio che queste riflessioni non si potevano fare all'inizio, perché prima capire cosa ci vuol dire egli. Negli scritti giovanili fai conti con i filosofi a lui più vicini, non solo cronologicamente, ma sono filosofi comunque dell'ambito idealistico, che sono Fichte, ma diciamo le critiche che Hegel fa a Fichte non hanno molto di originale. Le critiche che Hegel fa a Fichte sono le stesse critiche che gli ha fatto Schelling. Molto più interessanti sono le critiche che Hegel fa a Schelling, cioè rispetto all'assoluto, che non differenziandosi minimamente, che essendo parte di questo, non diventa indistinguibile, notte in cui tutte le vacche sono nere. Ma state attenti, qui si capisce il vero pensiero di Hegel, è chiaro? Cioè, chi è per Hegel Ilaria? Una manifestazione finita dell'infinito. Quindi, se io dico Ilaria è nell'assoluto, non commetto un errore filosofico, idealistico, ma non posso dire, essendo assoluto, Ilaria è uguale a Luca, Ilaria è uguale alla capra, Ilaria è uguale a un sasso, Ilaria è uguale al vento, Ilaria è uguale al sole. No, perché nella sua manifestazione parziale lei si distingue, altrimenti il pensiero perderebbe di senso e non potrebbe dar significato a niente. Perché lui si spaventa di questo assoluto? Perché quest'unità, perché uno potrebbe dire, ma perché Hegel critica Schelling? Hegel passa una vita, un'intera vita alla ricerca dell'unità tra finito e infinito. Schelling te l'ha già dato, c'è l'assoluto, basta, non cercare altro. No, perché questo assoluto rischia di essere privo di logoi, di logica. Qual è l'errore che lui vede in un estremo pensiero romantico? Che il pensiero romantico possa pensare di utilizzare il sentimento, il mito, la fiaba, eccetera, no? Come superamento definitivo del logos. Ma invece qui c'è un'altra visione che Hegel dà. Hegel dice il logos, che è il punto di partenza, perché nasce la filosofia? Perché nasce il percorso della storia? Perché c'è il logos. Quindi il logos ha superato il mito, non si può ritornare al mito. Noi bisogna modificare la struttura della logica, ma non vagheggiare un mondo senza logica in cui io posso conoscere l'assoluto con un atteggiamento intuitivo, no? E lì c'è proprio anche una sorta di disprezzo nella definizione dell'intuizione di Schelling, un colpo di pistola sparato una notte, boom, sì, pulsionale, bravo, ma ora che ti sei sfogato? Ora che è scaricato, dove andiamo? Noi abbiamo bisogno di una dimensione logica.
Le due opere che noi abbiamo affrontato, che sono le opere fondamentali, Fenomenologia e Logica. Nella Logica abbiamo fatto rientrare, come poi avverrà nella l'ultima pubblicazione, Scienze della Logica, Filosofia della Natura, Lineamenti del Diritto, Filosofia dello Spirito Assoluto, cioè abbiamo unito tutto il pensiero hegeliano. La Fenomenologia dello Spirito, come abbiamo detto, è un romanzo della nostra cultura, dalle sue manifestazioni più ingenue a quelle più complesse, che passa attraverso coscienza, nella versione di certezza sensibile, percezione e intelletto, autocoscienza, nelle figure di lotta a morte, servo padrone, che è la più importante, del saggio stoico, del misticismo medievale, accompagnato tutto questo dal rapporto tradizione e modernità rappresentato da Antigone. In questo modo si arriva alla ragione, che è ritornata a sé, ha recuperato lo spazio. Vedete, come fate a capire Hegel? Io lo capisco che può risultare astruso, non difficile. Se ci pensate bene, i concetti di Hegel non sono difficili. Non è che c'è un limite nella mente perché dice come faccio a capire questo. È ovvio che quando vi leggo il testo di Hegel voi mi guardate e dite ma è astruso. Astruso sì, ma non ottuso. È astratto sembra, ma in realtà la sua è una filosofia pratica. Io devo capire questa sua vocazione, no? Questa sua dimensione del ritorno a sé. Lui legge la cultura come una volontà di tornare a sé, perché se la cultura fosse progresso, come ci dirà il positivismo, nel progresso cosa rischi di fare? Dimenticarti chi eri. Se la filosofia fosse estrema conservazione, rischi di non andare avanti. Quindi Marchiuse, filosofo della scuola di Francoforte, ci darà una chiave molto diversa della lettura hegeliana. Hegel non era mai stato letto così, Hegel è sempre stato letto un conservatore, perché è Marx che darà a Hegel la patente di conservatore, ma lui darà invece una patente rivoluzionaria. Cioè, in pratica Marchiuse cosa dice? Qual è la differenza tra un rivoluzionario e un conservatore? Il rivoluzionario vuol trasformare la realtà, il conservatore la vuol mantenere. Hegel non è uno che vuol mantenere, vuol giustificare. Ma fra mantenere e giustificare c'è una bella differenza. Giustificare vuol dire giustificare anche i processi di cambiamento, saperli leggere secondo l'analisi culturale, no? Mantenere vuol dire non voler vedere andare avanti. È ovvio che questa dimensione giustificatrice della filosofia hegeliana crea moltissimi problemi, come si fa a giustificare campi di sterminio, come si fa a giustificare determinate guerre, come si fa a giustificare determinati massacri. È ovvio che questo problema c'è, però è un'ottica di volontà di trasformazione, che non è che la do io. Non è un bisogno e basta, è la storia, è la cultura che va verso questo processo di trasformazione. La ragione è tornata a sé, ma in questa dimensione è tornata a sé in un'ottica spinta, no? Faccio un esempio, probabilmente a Hegel non piacerebbe, ma io sono condizionato dalla mia dimensione pedagogica, no? Il bambino è un soggetto in sé. Il bambino è un soggetto in sé e tende a conservare, a mantenere rapporti con nonni, con i genitori, ha un'armonia che poi perde nella preadolescenza, adolescenza. Il primo ritorno in sé è un ritorno in sé, no? Estremamente trasgressivo molte volte. L'adolescente si ritrova, ritorna a sorridere, a star bene, quindi il genitore dovrebbe essere contento, dice no, è tornato quello che era, è tornato a sorridere, eccetera. Ma in realtà torna a sorridere per cose che non ha recuperato, è ritornato in sé, ma è ritornato in sé perdendo una dimensione etica del comportamento, del voler far bella figura nei confronti dei genitori, eccetera. Per questo nella seconda parte, no, della Fenomenologia noi avremo il percorso eticità, religione, spirito assoluto, che è il recupero di una dimensione etica, di una dimensione religiosa per arrivare allo spirito assoluto. Quindi per diventare adulti si deve essere bambini, tesi, adolescenti, antitesi, recuperare dimensione etica, dimensione religiosa e arrivare definitivamente allo spirito assoluto. Nello spirito assoluto sarà logico tutto ciò che è,
tutto reale è razionale, ma tutto reale è razionale perché per cosa vuol dire? Non fatelo diventare uno slogan. È razionale che io pensi che Arianna è la mia alunna. E quindi è reale. Vedete l'inversione. Non è che c'è Arianna mia alunna e quindi io razionalmente la penso come alunna. Ci sono io che penso a lei come alunna e lei diventa alunna. È chiaro? Cioè, la realtà non è autosussistente. La realtà esiste perché è pensata. Questa sarà la grande critica che Feuerbach e Marx faranno ad Hegel, così vi anticipo già, no? L'ultimo modulo dell'anno. Non è che esiste una realtà perché la realtà si è autoposta, perché la realtà è stata creata. La realtà c'è perché è pensata. Quindi la razionalità genera la realtà. Non è la realtà che genera la razionalità. Chiaro? Vi torna questo passaggio, perché è il passaggio decisivo. Se avete capito questo, avete capito tanto di Hegel. E tutto questo torna nella dimensione logica, perché poi Hegel è un filosofo dialettico. E nella dialettica Hegel divide tesi, antitesi e sintesi e pensa alla sua filosofia dialettica come l'ultima filosofia dialettica possibile, no? Perché qui uno dice, ma certo è un po' vanitoso questo Hegel, no? Finisce lui, finisce la filosofia. È un po' un classico tedesco tronfio prussiano. Cioè no, lui la legge attraverso un percorso. Cioè un romanzo deve avere un inizio e una fine. Qualcuno dirà, più che la vanità di Hegel, no? Cioè proprio la paura tipica dell'uomo. La paura tipica dell'uomo è una paura, la più forte di tutte, la paura di morire. Se perché se muoio cosa non vedo? Quello che accadrà. Quindi, se io penso che la mia fine coinciderà con la fine della cultura, la fine della storia, sì, ci saranno fatti nuovi, al banco non ci sarà più Luca, ci sarà un altro ragazzo, però fra 300 anni, quando riposerò in pace, io non avrò il mio pensiero, la smania di non vedere quello che accade, perché quello che accade è uguale a quello che accade ora. Cioè, ci saranno piccole differenziazioni, ma la cultura ormai è arrivata al suo punto, no? E allora noi vediamo la logica, che nelle scienze della logica vede il passaggio essere senza concetto, il concetto che riunisce il concetto soggettivo e il concetto oggettivo, che riunisce di nuovo realtà e razionalità, e che quindi sembra già finito, ma in realtà deve far uscire fuori di sé la natura. E abbiamo la filosofia della natura, meccanica, fisica, organica, fino ad arrivare alla filosofia dello spirito soggettivo, dove l'idea torna in sé tramite il soggetto, in un percorso antropologico, fenomenologico e psicologico, poi torna in sé tramite l'oggetto, perché il soggetto ha bisogno di un oggetto dove riconoscersi. Cioè, come faccio a impostare la mia vita da un punto di vista soggettivo? È chiaro? Ammettiamo che io viva in una cultura, perché non si tratta dell'individuo, ma come faccio a impostare la mia esistenza se non c'è un oggetto? No? Voi come impostate la vostra esistenza? Dicendo, purtroppo oggi devo studiare, no? Purtroppo domani devo andare a scuola, purtroppo devo andare agli allenamenti. Meno male ho preso 9, meno male ho vinto la partita. Cioè, abbiamo bisogno, però, perché ci sia una scuola, ci sia un torneo di pallavolo, che ci sia una società che organizza tutto questo. E che tipo di società deve essere? Una società che è fondata sul diritto, sulla moralità e l'eticità. Il diritto astratto, che è il punto di partenza. Sono le norme scritte, no? Che non vanno a vedere alcun caso reale particolare. Cioè, non si pongono problemi. Cioè, il grande dibattito che c'è durante la campagna elettorale, no? La norma scritta dice: è vietata la ricostituzione del disciolto partito fascista e non ci possono essere soggetti politici che si richiamano al fascismo. Questo è il diritto astratto, no? La moralità,
La moralità è invece la dimensione particolare, perché il diritto c'è, ma ci potrebbero essere alcuni soggetti che invece hanno voglia di mantenere il fascismo, no? E quindi cosa ti direbbe Hegel? Il diritto dice una cosa, ma se la storia ha preso un'altra storia, bisognerà arrivare a una sintesi etica. È chiaro che le voglio dire, perché io posso anche mantenere la norma, no? Ma se ammettiamo che, io non credo, il 90% degli italiani sono diventati fascisti, io ho una bellissima norma che vieta il fascismo, ma come faccio a vietarlo? No? Ma non è un fatto che è delle elezioni, che vince, è un fatto culturale. C'è. Quindi ti tappi gli occhi. C'è. No? Quindi è una dinamica estremamente complicata. E poi la traduzione nel particolare, ma quel soggetto è fascista? No, è solo razzista. Ma se è razzista deve essere anche fascista. Poi a un certo punto scattano i meccanismi dove i casi particolari mettono in completa discussione il diritto astratto. Chiaro quello che voglio dire. Finché non arriva a una dimensione etica, dove l'elemento particolare, no? La morale è un particolare concreto, il diritto è un universale astratto, l'eticità è la concretizzazione del diritto, che da astratto diventa concreto, e l'universalizzazione della morale, che da particolare diventa universale. Per far questo ha bisogno di famiglia, società civile e Stato. A questo punto soggetto e oggetto devono riunirsi per forza, perché è il ritorno a sé della ragione, definitivo come spirito assoluto, e lo ritorna tramite l'arte. No? Quando è che veramente io faccio questo paragone che Hegel non accetterebbe col soggetto individuale, perché come sapete l'individuo è una manifestazione accidentale, no? Però quando è che io scopro che davvero la persona dopo il momento della crisi adolescenziale è tornata in sé? Quando inizia a gustare il bello, il piacere della bellezza, perché nella bellezza ci sono i significati. La bellezza cosa dovrebbe portare? Ha una forza enorme del contenuto sovrabbondante rispetto alla forma, che diventa definizione assoluta, ok? Ma noi abbiamo visto che l'arte simbolica vede una forma che schiaccia il contenuto, una dimensione apollinea, no? La definirà Nietzsche in una visione completamente diversa dell'arte rispetto a Hegel. Nella dimensione classica abbiamo un equilibrio tra contenuto e forma, però non bisogna cercare un equilibrio, bisogna cercare la sovrabbondanza del contenuto. La sovrabbondanza del contenuto arriva con il romanticismo. E allora uno dice, a questo punto siamo arrivati dove si deve arrivare. No, perché arrivano tutti i limiti del romanticismo che erano già presenti nella critica a Schelling, cioè che questo tipo di romanticismo non può creare la dimensione strutturale e logica su quale fondare l'Occidente, perché questo tipo di romanticismo vive sull'intuizione e quindi è il romanticismo a non essere adeguato. E allora bisogna riprendere una manifestazione più alta dell'assoluto, che è la religione, che ha vissuto a religioni animiste, politeiste, monoteiste, e arriva alla massima dimensione culturale della religione, a unire, no, tutto tramite il concetto della resurrezione, tramite il concetto tramite lo spirito, cioè com'è che il figlio torna al padre? Da dove parte il figlio? Spirito Santo, è lo spirito. C'è già nelle Sacre Scritture la dimensione che è lo spirito, no? Cioè il padre è l'idea in sé, il figlio è l'idea fuori di sé, lo spirito santo è il ritorno dell'idea in sé per sé. Quindi il figlio non l'abbiamo perso. E qui vedete che è consolatoria la filosofia hegeliana, fortemente consolatoria. Il figlio non è morto. Gesù vive, ma non attenti in un'ottica di una religione del volgo credulona, per cui siccome ti hanno detto che Gesù è risuscitato te ci credi, ma perché torna come concetto della manifestazione parziale dell'infinito, il finito che è tornata in sé in un'ottica assoluta che verrà superata, state ben attenti, superata
La religione, mentre l'arte, che fine ha fatto? È morta, funerale dell'arte. La religione non muore, la religione viene superata, perché la religione va a inserirsi in quale meccanismo? Nel meccanismo filosofico, che è quello più alto. Ora è logico tutto ciò che è, rifà tutto il percorso della storia. Guardate che la logica è, le ultime tre passaggi, noi l'abbiamo fatti così in un paio d'ore, ma cioè tutta la storia dell'arte, tutta la storia delle religioni, tutta la storia della filosofia. Per arrivare a questa perfetta coincidenza, dove la filosofia finisce, perché i nuovi filosofi, ma guardate che Hegel aveva delle visioni che poi arrivano davvero, i nuovi filosofi saranno dei replicanti. Ora Marx non è un replicante, Nietzsche non è un replicante, però chi ha accettato la strada idealistica, e sono in molti, cosa faranno ora? Sì, andando a cercare qualche quisquiglia qui che voleva dire questo, questo, ma saranno storici della filosofia, quello che faccio io. Voi, cioè, io sarei un buon insegnante di filosofia secondo il concetto idealistico se, a parte le mie dichiarazioni, quelle esplicite, voi dice, dalla spiegazione del Giannini non si capisce quali filosofi apprezza e quali non apprezza. Perché non è il mio giudizio che conta, è il giudizio della storia. Quindi vi racconto la storia. È una narrazione che è partita da Talete e è arrivata a Hegel. Il romanzo è finito. Ci abbiamo messo un paio d'anni a spiegare questo romanzo, poi c'è il terzo anno perché le appendici ai romanzi sono sempre quelle più importanti, ma il romanzo è finito. La filosofia ora, perché la storia dov'è tornata? Ovvero nella filosofia e storia coincidono. Quindi vediamo la riforma della scuola di Giovanni Gentile del 1923 sotto il governo Mussolini, che prende proprio questa strada, l'unione di storia e filosofia, no? E lui non diceva fate delle tendenze, anche non era ottuso, anti-hegeliane, il marxismo, ma anche il marxismo lui va a leggere una chiave idealistica, perché non è possibile uscire dalla chiave idealistica. Quindi noi abbiamo visto un filosofo che ha ragione, se ha ragione, è qui, no? Ha ragione se ha ragione, ma se non ha ragione ha torto. Ma cosa voglio dire con questa frase alla catalano, filosofia dell'ovvio? Che se è vero che è l'idea che produce tutto, Hegel è più o meno inattaccabile. Se non è vero quello, allora tutto salta. E è il solito problema della filosofia, che le filosofie tornano, perché i filosofi non sono dei cretini, cioè il filosofo scrive così, che un giorno la vede in un modo, un giorno la vede in un altro, non ha fatto proselitismo, non rimane le tracce della storia della filosofia, ma i filosofi che noi abbiamo visto partono da dei punti, partendo da quel punto alla fine hanno ragione, no? A volte chi non ha, per questo è pericoloso anche seguire le campagne elettorali, perché chi non ha una sufficiente cultura politica, no? Se esistono, e oggi fortunatamente ci vengono incontro perché non ci sono più politici bravi, quindi questo ci aiuta a capirli meglio, no? Perché così uno diceva, da loro. Invece quando c'erano politici bravi, oratori bravi, te sentivi parlare uno e dicevi, però ha ragione, no? Parlava l'altro che diceva cose completamente diverse e aveva ragione anche lui. Ma te dà ragione a tutti, dice, ha ragione anche te, no? Alla fine perché? Perché se uno è un liberale e parte dall'idea che il merito è l'obiettivo massimo, poi ragionando sì ti torna tutto. Se uno è marxista e ti dice che l'uguaglianza è l'obiettivo massimo, ragionando così poi torna tutto. Se uno è socialdemocratico e cerca un equilibrio tra, poi cercando l'equilibrio torna tutto, no? Quindi siamo
in un'ottica dove anche la politica ha risentito moltissimo della cultura idealistica. Cioè, cos'è la cultura idealistica? La cultura idealistica è quella di far tornare il ragionamento secondo l'idea di partenza, far coincidere il reale e il razionale. Siamo noi a costruire il mondo perché è come lo pensiamo che poi viene fuori, è il pensiero che genera il mondo, che sembra una cosa un po'... Ora rimaniamo idealisti, poi tanto fra pochino saremo materialisti. Io fra l'altro non lo sono nemmeno idealistico, però torna, no? Cioè, perché io mi sento di dire, no, Glenda più attenta, vedi, lei è già scattata, eccetera. Perché Glenda è una mia alunna, ma una mia alunna è nata mia alunna. Quando è nata le hanno detto a Babbo, guardi, è nata l'alunna del Giannini. No, Glenda è pensata come alunna di Giannini, quindi è lì che si... E io gli faccio paura così. Ma se io Glenda non la conosco a un bar che prende il succo di frutta, gli dico, attenta, dice, ma che cavolo vuoi? Cioè, perché no, non è per... Cioè, come mi pensa lui? È da come mi pensa lui, non da come sono io, che deriva l'atteggiamento.